confine è quello della malattia, della disabilità. Lo sanno bene in Olanda, un paese che, proprio come accade anche in Belgio e nei paesi scandinavi, offre ai disabili servizi di assistenza sessuale. Così il governo olandese garantisce un regime minimo di aiuto ai cittadini con disabilità, finanziando servizi sessuali fino a 12 volte all'anno. In questi paesi esistono le figure delle assistenti sessuali, che non sono prostitute, ma persone formate e preparate per assistere i bisogni sessuali delle persone disabili. Beh, che c'è di strano? Non sono forse persone che respirano, hanno bisogno di nutrirsi e di adempiere alle loro funzioni fisiologiche, come tutti, ed hanno anche necessità di affettività sessuale? Oppure pensiamo che sia una pena collaterale che valore inflitta in aggiunta alla già grave tragedia che vivono? Da quando gli hanno diagnosticato la sclerosi laterale amiotrofica, SLA, nel 2010, un uomo, Marco, 49 anni di Nuoro, ha perso tutto: il lavoro da barista, la compagna da cui si è separato, la possibilità di viaggiare liberamente. Ma non ha perso la voglia di combattere per un diritto riconosciuto anche da una convenzione ONU, quello alla sessualità assistita, che l'Italia ha firmato senza mai applicare. In Italia, a differenza di altri paesi, questo è un argomento tabù, racconta Marco. Per me non lo è. Poter accedere al piacere fa bene alla mente, ma è indispensabile la figura dell'assistente sessuale. La sessualità, spiega Marco, laureato in scienze politiche e papà di un ragazzino di 12 anni, include l'erotismo, la sensualità e la dimensione affettiva che comporta l'esperienza del contatto fisico. In Italia ci sono persone formate per questo, denuncia, ma le ASL non assumono le professioniste. Altri malati come me, dice ancora Marco, stanno facendo questa battaglia anche per tutte quelle persone che per motivi diversi non alzano la voce, ma sentono l'esigenza di vedersi riconosciuto questo diritto. E lo dice con il filo di voce con cui riesce ad esprimersi nonostante la tracheotomia. Il diritto alla sessualità è segno di civiltà. Già, Marco, hai ragione. La civiltà della vita senza un confine da valicare, quello del pregiudizio.